La mostra di Nobuyoshi Araki alla Fondazione Bisazza è una mostra che raccoglie opere principalmente degli ultimi 10 anni. È una mostra che dà conto dei vari generi di cui Araki da oltre 40 anni si occupa nella sua fotografia. Quindi troviamo i ritratti classici di donne, i fiori, il bondage, ma anche i cieli di Tokyo e la vita quotidiana, quella che poi lui ha raccolto in tantissimi anni in Tokyo Diary. È una mostra interessante perché è una sorta di distillato di quanto di meglio è stato fatto nell'ultimo decennio. Quindi ci sono opere importanti, opere anche molto conosciute, pluripubblicate, e ci sono anche opere inedite, mai presentate in Italia, alcune credo neppure in Europa. Fra queste, raccolte in diverse serie, ci sono alcune fotografie che Araki ha fatto proprio recentemente, da quando ad esempio ha perso la vista dall'occhio destro, e ancora più recentemente ispirate dalla sua musa Kaori. È una mostra che racchiude poi un capitolo molto interessante, che è quello voluto da Fondazione Bisazza, una mostra che è nata proprio da un'idea, dall'idea di commissionare ad Araki una campagna pubblicitaria che è stata poi svolta dall'artista in totale libertà, quindi utilizzando i materiali prodotti da Bisazza come meglio credeva, senza nessuna costrizione, senza nessun tipo di indirizzo. È interessante vedere come Araki ha utilizzato questi materiali, sono alle mie spalle, inventando e creando delle opere, in alcuni casi davvero sorprendenti.